Ciao a tutti! Oggi ho deciso di preparare questa deliziosa apple pie. Dato che avevo queste tre mele in frigo che stavano partendo per la tangente, ho deciso di sfruttarle al meglio. Dopo aver tagliato le mele in quattro e averle sbucciate, ho tagliato gli spicchi ulteriormente. Per ogni fetta ne ho ricavate altre tre e poi ne ho fatto una dadolata praticamente. Ecco, a questo punto posso procedere con la preparazione di tutti gli ingredienti che servono per il ripieno della nostra torta. In un pentolino metto le mele, la cannella, l'uvetta candita, i pinoli, la vaniglina, lo zucchero di canna e il succo di mezzo limone. Lascio cuocere a fuoco moderato per circa mezz'ora. Ho aggiunto un po' d'acqua, ma potete anche omettere questo passaggio. Io l'ho messa soltanto per amalgamare bene gli ingredienti, però in cottura le mele rilasciano un sacco d'acqua, quindi non è necessario metterla. Adesso prepariamo la torta. In una boule inserisco lo zucchero e il burro e inizio ad impastare. Dopo averli amalgamati per bene, inserisco le uova e continuo a mescolare. All'interno della farina metto sia il lievito che la vaniglina.
e li verso gradualmente all'interno della boule, continuando a mescolare con una forchetta. Dopo aver incorporato tutta la farina, continuo ad impastare con le mani finché non ottengo una pasta liscia ed omogenea. Preparo la tortiera con il mio adorato distaccante e procedo spianando metà dell'impasto. In mancanza di un mattarello potete utilizzare direttamente la teglia. Ovviamente dovrete mettere un foglio di carta da forno. Stendete la pasta molto sottile e ricoprite interamente la teglia. Non preoccupatevi se durante la rimozione del foglio di carta da forno andrete a rovinare l'impasto, nel senso a romperlo, come è successo a me, perché potrete riparare semplicemente attaccandolo poi aiutandovi con le dita. Rimuovete l'impasto in eccesso e
Mettete la teglia da parte e procedete spianando metà dell'impasto rimanente per creare la parte superiore della nostra torta. A questo punto possiamo inserire le mele che abbiamo precedentemente preparato all'interno della base e coprire con l'impasto che abbiamo steso. Ecco, qui dovete prestare un po' più attenzione quando andrete a rimuovere la carta da forno, perché riparare eventuali danni, eventuali buchi sarà un po' più complicato. Adesso ragazzi scusatemi, ma mi si è scaricata la telecamera e non me ne sono neanche accorta. Comunque, dopo aver ricoperto la torta, ho eliminato l'impasto in eccesso ed ho arrotolato i bordi verso l'interno, così come vi sto mostrando. Dopo averla sformata, la ricopro con dello zucchero velo. Potrete mangiarla così o con l'aggiunta di un po' di panna montata. Ovviamente, come tutte le mie ricette, vi consiglio di farla perché è un dolce veramente semplice, al di là di quello che può sembrare uno di quei dolci che è più facile farlo piuttosto che spiegarlo. È veramente buona e soprattutto sana, un sapore un po' diverso però deliziosa. Questo è tutto per la mia ricetta di oggi. Io vi saluto e ci rivediamo alla prossima.